ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo sul software per farvi vedere come giocare con l'Atari ST sul vostro PC. Per chi non conosce, l'Atari ST è stata una delle home computer dell'epoca degli anni 80. Stiamo parlando sempre degli anni 80. Adesso vi mostrerò i vari passaggi come eseguire questo software per giocarci all'interno del vostro PC. Per prima cosa ci dobbiamo procurare l'emulatore, che sarebbe questo qua, su questo sito ufficiale. Vedete, basta digitare questo sito, oppure se posso vi lascio la descrizione sotto al mio video, del mio canale, perché purtroppo non posso lasciare tante descrizioni per via del copyright, ok? Quindi, oppure poi vi servirà anche il TOS. Il TOS sarebbe un kickstart tipo l'Amiga, che serve per l'avvio dei giochi. Va bene? Quindi, dopo aver effettuato questi due passaggi, avete scaricato sia il kickstart, chiamiamolo così, e sia l'emulatore, basta crearci una cartella oppure prendere la cartella e trascinarla all'interno del vostro desktop, oppure in un'altra cartella dove preferite. Dopo bisogna prendere il TOS e inserirlo all'interno della cartella dell'emulatore. Ok, dopo aver eseguito questi passaggi basterà avviare l'emulatore. Attendiamo che si avvia. Quindi facciamo sì, facciamo ok e ci chiederà di andare a cercare il TOS, il nostro Kickstart. Ok, io la versione del TOS ho scaricato la 2.0.5, però se nel tal caso non dovrebbero partire con i giochi, vi consiglio di scaricare o la versione inglese, sempre della 2.0.5, che per me è la più stabile, oppure ci sono varie versioni in multilingua, basta provarle. Dopo aver effettuato questi passaggi, basterà fare apri, ok, e selezionare l'intera cartella del vostro emulatore. Fate ok in modo da andarsi a cercare varie configurazioni, vari paging, eccetera. Se li dà a salvare all'interno della cartella. Ok, fate ok, come vedete, eccolo qua, il nostro emulatore è pronto. Adesso vi farò vedere le varie funzioni di questo emulatore. Andiamo sull'icona a forma di chiave. Qui possiamo settare le varie console. Eccole qua. Vi consiglio di spuntare l'ultima spunta per l'aumento della RAM. Eccolo qua. Qui possiamo settare i video. Qui dove possiamo aggiungere altri kickstart aggiuntivi, basta andare su add. Quando scaricherete anche quello là in inglese, magari vi chiederà un kickstart in inglese, basta aggiungerlo, se lo chiama in automatico. Qui è per la tastiera, qui sono le porte di uscita, non ci regala nulla per ora. Eccolo qua, questo è il volume. Vi consiglio di metterlo giusto in mezzo, i suoni e vari ancora. Full screen mode, io adesso l'abbiamo in finestra, però se spuntate il full screen, il emulatore si avvierà in automatico in full screen. Le varie configurazioni dove le ha salvate, eccole qua. Basta fare salve configurazione, si creerà un nuovo profilo dove salva la configurazione. Il nostro settaggio dove abbiamo configurato il tutto se lo salva in un profilo personale. Va bene? Qui possiamo inserire magari qualche tasto per in più. Possiamo metterlo all'avvio di Windows. Il resto lasciate tutto com'è. Ok, per il settaggio dei joystick bisogna fare in questo modo. Andiamo a selezionare la porta,
Il joystick si avvicina in automatico e bisognerà settare i vari settaggi. Ok, però vi consiglio, eccolo qua, questa praticamente, scusatemi, questa è la porta per il mouse, eccolo qua. Qui è per il joystick, eccolo qua. Sinistra, destra. Ok, qui metteremo il joystick 1 e qui metteremo la tastiera. Magari alcuni giochi che ci chiederanno la tastiera, meglio usare questa opzione. Ok, e chiudiamo. Qui sono, ci sono le varie patch aggiuntive, come vedete. Qui lasciate di default, qui possiamo fare degli screen e poi provate voi. Qui dove possiamo caricare le varie configurazioni che abbiamo salvato. Vi ho spiegato tutto. Allora, qui dove possiamo mettere i floppy, eccolo qua. Adesso sta messo che il floppy si caricherà più lentamente, però possiamo mettere anche che si carica molto più velocemente andando su questa spunta. Mettiamo Automatic Fast Access e togliamo la spunta che si carica piano, in modo da caricare i giochi molto più velocemente. Mettiamo la spunta in automatico quando inseriremo, scusate, un secondo dischetto. E qui lasciate tutto com'è. Da qui possiamo caricare i giochi. Ok? Io ce l'ho in questo caso nel disco locale F, ROMS. Attendiamo che si carica. Atari ST. Atari, scusatemi, Atari ST. Allora, adesso avvio un gioco con un singolo floppy, così da farvi vedere anche i multi floppy. Attendiamo che si carica. Il primo avvio sarà un po' lento, però dopo funzionerà tutto in automatico. Eccolo qua, se l'è caricato. Come vedete, io premo CTRL prima. Come vedete, il gioco funziona. Forse ho scordato di mettere i vari assi. Ok, aspettate, andiamo su input. Qui secondo me funzionerà. Sì, funziona così. Allora, quello là servono per quei giochi che ci chiedono il mouse. Meno male che mi è capitata questa cosa, così ve la spiego anche. Invece, mettendo lo scroll, always si può giocare con il joystick. Con lo scroll praticamente potrai giocare con il mouse. Ok? Magari quei giochi che servono per giocare con il mouse e tastiera, voi inserite quel comando lì. Va bene, poi dopo che testate voi.
Eccolo qua. Ok, quindi come vedete funziona perfettamente. Adesso stoppiamo. No, più resettato. Andremo a cambiare mettendo un altro gioco a due floppy. Facciamo in questo modo. Dove sta? No, giochi in due floppy. Ah, eccolo qua, Afterburner. Che chiede sia il floppy disk A. Lo vedete, se lo carica in automatico. Inseriamo anche il floppy B. Ok, però adesso noi dobbiamo caricare il floppy disk A. Mettiamo tutto, vediamo se abbiamo fatto bene. Ok, non abbiamo fatto bene, quindi andiamo su Afterburner Europe. Ok, lo facciamo caricare. Attendiamo che ci chiederà il secondo disco. Ci chiederà il secondo disco, quindi facciamo in questo modo, inseriamo in questo caso trascinandolo normalmente. Se per caso non viene chiamato in questo modo, basterà fare in questo modo. Inserendo, premerà. Attendiamo che si carica. Eccolo qua, se l'ha caricato. Comunque dovevamo attendere che si caricava. Funziona, come vedete, After the Boomer per Atari ST. Dovete fare in questo. Ragazzi, spero che la guida sia utile. Ci vediamo al mio prossimo video, alla mia prossima guida. Grazie ancora del supporto. Buon retro gaming a tutti. Ciao.